Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. In questo episodio andremo a riutilizzare un vecchio componente che avevamo usato tempo fa, che era il DHT11, che è questa cosina qui azzurra, e praticamente attraverso l'umidità e il test della temperatura che fa questo sensore lo andremo poi a rigenerare al posto su una seriale come avevamo fatto in passato attraverso un display 16x2, quello seriale della YW Robot, e andremo a visualizzare sia umidità sia temperatura sempre su questo display al posto del nostro computer, quindi non necessiterà neanche più di un computer per elaborare i vari dati, ma andremo tutto a visualizzarlo su un display. Ovviamente tutto questo subito dopo la sigla. Quest'oggi il progetto di oggi sarà un pochettino un po' più un casino. Perché? Perché andremo a far comunicare un display seriale con un sensore DHT11 che abbiamo già visto in passato, che non è un normale sensore di temperatura ma è anche un sensore di umidità, e oltre a quello di farli comunicare e mostrare, visualizzare sul proprio display la temperatura e l'umidità. Quindi una volta avevamo parlato di come farlo via seriale, quest'oggi invece lo andremo a vedere con un display. Adesso andiamo a vedere un secondo come si collega il nostro sensore alla nostra seriale. Non serviranno veramente tantissimi cavi, perché come sapete il monitor seriale è composto solo da 4 cavi. Il primo è quello del GND, il secondo è quello dei 5V, il terzo è quello che andrà alla 4 analog in del nostro Arduino, e il quarto cavo che parte dal nostro sensore andrà, cioè SDA, dovrà collegarsi ad A5. Quindi fin qui è molto semplice. Oltre a quello bisognerà collegare i più 5 volt al nostro sensore, quindi il VCC dovremo collegarlo ai più 5 volt. Il secondo, che è l'analog read, dovrà collegarsi all'A0 del nostro Arduino, e di conseguenza il GND bisognerà collegarlo al nostro GND del nostro Arduino. Di conseguenza dobbiamo tirare due cavi. Il primo cavo, che deve andare poi sulla nostra breadboard, che sono i 5V, che è quello che sto colorando in questo momento in rosso, e il GND, che è quello che coloro in questo momento in nero. Una volta fatto tutto ciò, possiamo andare invece sulla nostra breadboard a preparare il nostro progetto. Bene, iniziamo con il nostro collegamento. Innanzitutto dobbiamo andare a vedere come collegare il nostro Arduino. Però prima di tutto andiamo a vedere come collegare il nostro display seriale. Come sempre vi ricordo che ci sarà il VCC, GND che è l'arancione, il giallo che sarà l'A4 e il verde che sarà l'A5. Ora andiamo innanzitutto a spostare un secondo Arduino e andare a preparare i primi collegamenti. Quindi GND rosso, VCC l'arancione, e poi questi qua li mettiamo da parte un secondo. Nello stesso modo, intanto tiriamo il nero e il rosso sul nostro Arduino, quindi di conseguenza dovremo prendere il nostro Arduino e andare a collegare il nostro rosso 5V e il nostro nero GND. E in automatico il nostro display si attiverà non mostrandoci niente. Ora prendiamo il nostro, i nostri due cavi, quindi come ho detto giallo A4, A5 verde, quindi reset, fate il reset e controllate se vi appare qualcosa. Ebbene sì, appare umidità relativa, temperatura 0. Perfetto, a questo punto il nostro sensore è pronto di per sé, perché come vedete appare la temperatura. Ora dobbiamo prendere il nostro DHT11 e quindi di conseguenza andarlo a collegare, quindi andando a prendere il nostro sensore e andarlo a inserire sulla nostra breadboard. Ora mi è caduto, scusate. Andiamo a prendere il nostro sensore e lo andiamo a applicare sulla nostra breadboard, come ho detto prima, in questo modo. Ora il nostro sensore è praticamente pronto, manca solo i nostri collegamenti. Quindi come ho detto prima dobbiamo prendere un cavo nero, nello stesso modo dobbiamo fare un cavo nero e un cavo rosso, quindi cavo nero che andrà a collegarsi al GND e il cavo più che andrà a collegarsi al più 5 volt.
Ok, a questo punto abbiamo tirato i due cavi. Qua darà sempre misura 0 perché non c'è. Andiamo ora a collegare alla 0 il nostro DHT11. Anzi, scusate, ho sbagliato, non alla 0, al numero A9. Scusate, al 9. Perché dobbiamo prendere, è digitale. Utilizzeremo l'uscita digitale. Mi sono dimenticato che abbiamo variato all'ultimo momento il programma. Quindi pin 9. E andiamo a prendere il pin 9 e lo andiamo a collegare qui. Al secondo a sinistra. In automatico il nostro sensore verrà rilevato e quindi ci darà una temperatura e un'umidità relativa, quindi umidità 39%, non fa neanche bene ai computer, e temperatura 26 gradi. Se noi andremo a tappare, quindi andremo a mettere il dito davanti, dovrebbe alzarsi di più la temperatura. In questo momento non sta salendo, quindi proviamo a... Allora, in teoria dovrebbe salire, ma invece non lo fa. Vabbè, a parte quello, comunque sappiamo che la temperatura funziona. E sappiamo anche che il nostro sensore funziona, perché come vedete misurerà la nostra temperatura. Quindi andiamo a collegare al pin 1 del nostro DHT il rosso, quindi più 5 volt. Il pin 2 sarà la 0, che poi andrà a collegarsi al numero 9 del nostro Arduino. Saltatene uno e collegate l'ultimo, che è il GND, che andrà a collegarsi al nostro Arduino. Per il resto dalla Computer Museo è tutto, io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ciao!